Ieri abbiamo assistito a una seduta in Commissione per le Finanze segreta, nella quale sicuramente non mi presterò io a trasferire ciò che ho ascoltato, se non altro per il rispetto della forma, di quella forma a cui tutti noi siamo chiamati. Però desidero che anche da altri attori, a partire anche dal governo, quei messaggi poi dopo rimangano all'interno di quella riservatezza, se come tale deve essere gestita. Mentre invece nella relazione del segretario, purtroppo alcuni passaggi che sono stati rivolti ai commissari da parte dei membri di Banca Centrale, io li ho sentiti. E allora anche qui chiariamoci. È utile fare sedute in seduta segreta o della Commissione o del Consiglio del Grande Generale, nella quale ce la cantiamo e ce la suoniamo un po' da soli, ma poi dopo non riusciamo a far arrivare i messaggi corretti alla cittadinanza? Oppure, visto che quei problemi riguardano davvero tutti, siamo in grado di trasferire ai cittadini quali sono i veri problemi del paese, del sistema e come affrontarli? Perché io, ed è quello che un po' ho contestato e sto contestando ai vertici Banca Centrale, io non avverto quella voglia di trasferire sicurezza all'intera comunità. Non l'avverto. Quando ieri alcuni commissari hanno rivolto precise domande ai vertici di Banca Centrale, non ci sono state precise risposte. È un dato di fatto. Non siamo tecnici noi, è vero, ma questo non significa che noi per primi dobbiamo capire per poi trasferire alla cittadinanza, visto e considerato che la rappresentiamo. E se non capiamo, l'agitazione che si sta manifestando all'interno del paese per ragioni estremamente oggettive è più che giustificata. Poi non possiamo meravigliarci se qualcuno in questo caso grida cercando di far valere i propri diritti, oppure grida dicendo che dobbiamo tutti quanti interessarci e dobbiamo incominciare come cittadinanza a far sentire la propria voce. Non possiamo meravigliarci se l'unica azione poi dopo è quella di una reazione forse anche spropositata o sproporzionata. Non ci possiamo meravigliare. Allora, io per sostenere, guardi, consigliere, non la cito nemmeno perché non ho voglia che i cittadini abbiano attraverso le mie parole una visione di lei positiva. Non è questo il fatto. Lei deve tenere la sua posizione all'interno dell'aula. Quando vuole intervenire, i pollici su li dice parlando, li tiene gesticolando, parlando nella sua posizione, non confondendo magari il ragionamento di qualcun altro. Comunque, io sostengo questo da sempre. Il Consiglio Grande e Generale è l'organo preposto a confrontarsi con gli altri organismi del Paese, compreso anche Banca Centrale. Il Consiglio Grande e Generale, i consiglieri, i commissari non sono subalterni a nessuno. Mentre invece, purtroppo, e dico purtroppo, l'atteggiamento che ho avvertito ieri nella seduta della Commissione è un atteggiamento di subalternità da parte di chi abbiamo chiamato per risolvere i problemi del nostro Paese. Nel doversi confrontare, questo elemento di essere l'uno subalterno all'altro non può esistere, altrimenti i problemi non li risolviamo. Perché ci sarà sempre una parte che si oppone se di fatto quello che sta compiendo qualcuno non viene compreso. Allora, quando si è sostenuto che non abbiamo capito perché si sono adottate determinate misure, vedi il commissariamento di una banca di sistema, non abbiamo detto
che quel provvedimento era sbagliato, perché, come tutti sanno, nessuno di noi ha a disposizione le ragioni di quel tipo di provvedimento. Ed è giusto così. Però, siccome viviamo in una comunità di 36.000 anime, nel momento in cui quel provvedimento diventa la conseguenza di una vita vissuta da parte di altri cittadini, noi dobbiamo capire di più. Perché in alcune situazioni, adesso mi vorrei rivolgere al segretario di Stato, perché il segretario di Stato Celli, al tempo in cui venivano commissariati provvedimento forte di commissariamento da parte dell'autorità, perché il segretario di Stato Celli al tempo in maggioranza, perché il segretario di Stato Celli non si è stracciato le vesti quando addirittura quest'Aula è stata sospesa nei lavori? Chi è presente qui in Aula ancora del tempo se lo ricorderà molto bene. Quest'Aula è stata sospesa nei lavori perché a un certo punto arrivò la notizia del commissariamento di Banca Commerciale Sammarinese. Chi se lo ricorda qua dentro? Qualcuno c'era e sono convinto che se lo ricorda bene anche la reazione da parte di qualcuno di noi nell'essere decisamente molto perplessi che le istituzioni si dovevano fermare per una questione che riguardava un altro organismo dello Stato e in più riguardava un'attività di carattere privato come la Banca Commerciale Sammarinese. Però al tempo io le vesti non le ho viste stracciarsi. Oggi invece, di fronte ad una situazione nella quale si vuole capire di più di un commissariamento di una banca di sistema, chiunque solleva quel tipo di posizione viene additato come il complottista o come colui che invece si sta opponendo in maniera strumentale ad una necessità. Sul fatto che ci fosse la necessità nessuno di noi credo possa essere contrario, e le ragioni qualcuno le spiegherà, ma sul fatto che solo ieri e oggi veniamo a sapere che la volontà comunque era quella di portare quella banca commissariata nei confronti di un'altra banca di sistema, come ha detto il segretario Celli, è la banca Pivot, in termini cestistici, per chi conosce il basket sa che chiaramente è il punto più alto. Siccome si voleva portare quel punto più basso verso il punto più alto, come mai la si è portata senza liquidità? Come mai? Come mai si è aspettato più di 30 giorni sapendo, con il clima che si era venuto a creare, che c'era la rincorsa ai depositi per portarli altrove? Come mai? Non faceva comodo alla Cassa di Risparmio eventualmente ricevere un nuovo nucleo con una liquidità decisamente maggiore rispetto a quella che si trova attualmente? Non gli faceva comodo avere una banca in più, la Cassa di Risparmio, con 70 milioni di euro anziché 10 milioni di euro come si può trovare oggi con il blocco dei pagamenti e dovendo ricevere soltanto nel caso gli impieghi? Perché quello che oggi riceve la Cassa di Risparmio, purtroppo, sono solo gli impieghi. Con la differenza che però, magari, se il blocco del pagamento avveniva una settimana dopo, sicuramente si trovava una liquidità utilizzabile maggiore. E quella liquidità era... Secondo voi, in un paese di 36.000 anime, confrontarsi tutti i giorni con le persone che ti dicono io non ho a disposizione la mia liquidità mensile, non so cosa fare, non so come fare, è normale. No, tu non puoi fare la stessa cosa dell'altro bambino, perché io ho il blocco dei conti bloccato. È normale secondo voi? È normale? Lo accettate voi questo? Siete genitori? Lo accettate? Io no, faccio molta fatica. Perché quel commissariamento, come ha detto giustamente la collega Marianna Bucci, poteva essere fatto attraverso altre forme, sicuramente più indolori.
poteva essere fatto un commissariamento virtuoso nel quale si accompagnava la banca verso un'altra banca di sistema e si tutelavano i risparmi, la banca e i risparmatori. L'Euro Commercial Bank, che anche quella sicuramente è stata una banca di sistema nella quale è stato necessario intervenire, è stata accompagnata al credito industriale sammarinese. Perché in questo caso non è stato fatto? Perché? L'abbiamo chiesto ai membri di Banca Centrale, in particolar modo al direttore Savorelli, che invito pubblicamente a mantenere un atteggiamento nei confronti delle istituzioni ben più rispettoso di quello che ho sentito e avvertito in commissione ieri. Ben più rispettoso. Perché se abbiamo chiamato il medico per curare il malato, questo non significa che tutto quello che passa il medico deve essere recepito come qualcosa di inoppugnabile. No, così non funziona. Perché la mia sensazione, e concludo, eccellenze, è che non ci stiano curando, ma che ci stiano mettendo nella cassa e ci portino a Montalbo. A me tanto non...